Federica Zambelli è membro dell'associazione Ya Basta e ha curato, insieme ad altri soci di questo gruppo, una pubblicazione edita da IEMA con la collaborazione del settimanale Carta, che si intitola C'era una volta una notte. Un libro che ha una storia particolare, perché poi lei ci spiegherà meglio, è la raccolta di storie raccontate da bambini che vivono negli Altos del Chiapas e che abbiamo realizzato in un volume che contiene la sola versione italiana corredata dei disegni originali dei bambini, in un'altra edizione che invece contiene la versione spagnola del testo con la lingua tsotsil a fronte. Adesso vorrei sapere da Federica come è nata questa idea, come è stata elaborata e perché questa idea di conservare una lingua come lo tsotsil. Sì, innanzitutto, appunto, come dicevi prima, questo libro è stato curato dal Laboratorio Aq16 e dall'associazione Ya Basta per la dignità dei popoli contro il neoliberismo, è denominata l'associazione. E innanzitutto diciamo che parlare appunto di dignità dei popoli contro il neoliberismo, come l'associazione Ya Basta ha fatto fin dall'inizio, significa oggi parlare di guerra globale permanente e dei suoi devastanti effetti sociali, e ne parliamo perché? Ne parliamo per tracciare dei sentieri di ribellione appunto in mezzo alla guerra e per creare delle alternative che siano appunto concrete, come può essere anche questo progetto che è nato appunto in Chiapas. L'associazione Ya Basta è attiva in diversi territori, non soltanto in Chiapas, come per esempio in Palestina, in Colombia, in Brasile, in Argentina. Questo progetto in particolare del libro C'era una volta una notte nasce nelle montagne del Chiapas, in particolare in questa regione che è Los Altos del Chiapas. Diciamo che prima appunto di entrare nello specifico del progetto mi sembra interessante fare un piccolo contesto, appunto, perché questo libro nasce in un contesto particolare del Chiapas e in un contesto di guerra e di resistenza alla guerra. Resistenza alla guerra in particolare a quella del Chiapas, ma anche una resistenza alla guerra globale permanente e a una resistenza a questo sistema neoliberista che impone la sopraffazione del più forte sopra il più debole, no? Diciamo che dal 1 gennaio del 1994, quando ha fatto la sua prima apparizione ufficiale l'esercito zapatista di liberazione nazionale, i punti che sono subito emersi e le richieste appunto da parte della popolazione indigena sono state quelle di alimentazione, tetto, salute, lavoro e non per ultima educazione. E in questo caso appunto il libro nasce in questo contesto educativo. Poi la guerra effettiva è durata, diciamo appunto la guerra guerreggiata, è durata 12 giorni, anche grazie alla società civile nazionale e internazionale che ha chiesto un cessate il fuoco unilateralmente. Da lì sono iniziate appunto le trattative con il governo federale messicano, che sono andate avanti, diciamo così, fra varie cose parecchi anni e in realtà non si è ancora giunti a un accordo. E diciamo che le comunità indigene hanno comunque sviluppato la loro autonomia e sono andati avanti sulla loro strada. E il governo messicano si era impegnato nei famosi accordi di San Andrés del 1996 in un tavolo che si chiamava Diritti e Cultura Indigena, e questo tavolo in particolare riguardava anche l'educazione, in cui veniva riconosciuto il diritto alle popolazioni indigene di poter esercitare liberamente la propria educazione e il proprio diciamo così, livello di istruzione. Quindi gestire in proprio l'istruzione secondo i criteri della propria cultura, diciamo, quindi una trasmissione della propria cultura. Esatto. Ok, contestualizzata in un sistema con una gestione con il governo nazionale o assolutamente autonoma? No, sarebbe stata assolutamente autonoma, come di fatto è, anche se però il governo messicano, nonostante abbia firmato questi famosi accordi di San Andrés, questo tavolo in particolare, non ha mai rispettato poi appunto la trattativa. Infatti le scuole autonome non vengono riconosciute dal governo federale. E a parte appunto questi accordi di San Andrés, fra l'altro il diritto ad esercitare la propria cultura è riconosciuto dalla Convenzione numero 169 del Trattato Internazionale del Lavoro, e nonché dall'articolo 3 della Costituzione messicana, quindi volendo appunto, cioè anche andando sulla strada, esatto, per giustificare questa questa scelta. Esatto. E queste storie si riconducono, diciamo, alla cultura tipica, diciamo, di questa regione del Chiapas. Esatto, corretto? Sì, è corretta questa cosa. E, diciamo che il sistema educativo autonomo nasce a livello ufficiale, perché comunque anche prima si era già percorsa la strada, diciamo così, nel primo incontro intergalattico, sempre nel 1996, in cui appunto gli zapatisti chiamano anche la società civile nazionale e internazionale a partecipare a questo famoso incontro, in cui in particolare un tavolo di lavoro, che è quello di scienza e cultura con volto umano, vengono delineate le basi per il sistema educativo autonomo. Qui era stato svolto a Moreglia, nell'allora Aguascalientes di Moreglia, adesso appunto parliamo di Caracoles, dopo l'evoluzione che c'è stata nel 2003, in questo incontro appunto si lanciano le basi del sistema educativo autonomo. Subito si era pensato a un'università, multiculturale, multilingue e multietnica, ma poi alla resa dei conti hanno pensato che la prima necessità era quella di costruire una scuola secondaria, siccome si poteva contare soltanto su scuole primarie, quindi si sono gettate le basi appunto per la costruzione della scuola di Oventic, che è quella dove nasce questo progetto. Perfetto. Questo progetto quindi, diciamo, raccoglie storie scritte dai bambini di quale fascia d'età? Allora, più o meno vanno dai 12 ai 13 anni fino ai 18, poi diciamo che ce n'era qualcuno anche più grande, perché la scuola secondaria sarebbe come le nostre medie, diciamo così, no? In linea di massima. Poi chiaramente ci sono persone che sono più grandi perché non hanno ancora avuto istruzione. E come sono state raccolte le storie che vengono raccolte qui? Cioè, sono state scritte di loro pugno o sono state narrate e raccolte? Allora, è funzionato così il progetto. Noi siamo andati con la proposta di un intercambio culturale, quindi abbiamo raccontato loro delle storie della cultura italiana tramite il teatro, e loro hanno scritto i loro racconti. Il tema era libero, quindi potevano scrivere qualsiasi cosa, e infatti sono nate appunto storie di diverso tipo, da leggende maya a racconti popolari, a storie invece della lotta, come la vivono e come l'hanno vissuta gli alunni di questa scuola. E diciamo che questa scuola appunto si basa sui principi dell'educazione autonoma, che è molto importante ricordare che sono diversi da quelli della scuola del governo. Innanzitutto è un'educazione bilingue, che è molto importante perché in questa zona in particolare si parla lo tsotsil, che è una delle lingue del ceppo maya. Infatti anche perché appunto la versione in tsotsil spagnolo, perché questo libro è il primo libro realizzato interamente da loro e verrà usato come materiale didattico del sistema educativo autonomo. Diciamo che C'era una volta una notte nella versione spagnolo tsotsil è un libro di testo che verrà utilizzato nelle scuole secondarie ribelli. E anche nelle scuole primarie, in tutto. Primarie e secondarie, perfetto. E i ragazzi hanno quindi avuto libertà di scelta dei vari argomenti, e ci sono anche però delle illustrazioni, dei disegni che ho visto che illustrano il testo, e questi sono nati nell'ambito dello stesso progetto? Sì, sono nati all'interno dello stesso progetto, hanno sia scritto che disegnato. E poi diciamo così che il progetto è stato completamente libero, nel senso che chi voleva partecipare poteva partecipare, chi non voleva non partecipava, quindi anche interesse loro. Avete applicato una forma di selezione ai testi raccolti o no? O sono tutti quelli che sono stati scritti? No, in realtà è stata fatta una selezione, ma appunto è stata una selezione naturale che non abbiamo fatto noi ma che hanno fatto loro stessi, perché all'inizio appunto il laboratorio era partecipato da tutti e quindi pur di scrivere qualcosa, no? Anche due righe, che invece alla fine appunto è stata la scrematura che è stata naturale, perché è rimasto chi era interessato e tutti i racconti li abbiamo messi. Cioè, questo scambio culturale, che tipi di testo avete proposto? Cioè, che tipi di racconto? Cosa avete proposto della cultura italiana? Noi della cultura italiana abbiamo preso delle storie di Italo Calvino, che sono praticamente la raccolta che ha fatto delle favole popolari italiane, perché abbiamo anche noi voluto giocare sul popolare, no? Certo. Quindi ad esempio Giuffà e i quattro ladroni, non so se conosci... Esatto, abbiamo un po' usato queste storie che secondo noi erano abbastanza tipiche anche delle zone d'Italia, no? Come appunto questa è una regione de Los Altos, noi abbiamo portato diverse regioni dell'Italia, no? Ci sono storie che vengono dalle Marche, storie dall'Emilia Romagna, storie della Sicilia. Io penso che siano molto significative appunto per capire anche il contesto, no? E voi avete, ci sono state delle tematiche dominanti, oltre all'organizzazione, come dicevi prima, in sezioni, quindi leggende, racconti popolari e storie di lotta. C'è qualche tema di fondo che torna? C'è qualche caratteristica di connotazione comune al fondo di queste storie? La caratteristica comune direi che si trovano appunto nella divisione, cioè dalle leggende alle storie popolari ai racconti di lotta, nel senso che le leggende, non so se tipo tu hai letto il Popul V, si ritrovano i temi chiaramente scritti da dei ragazzi, che però sono quelli di perché ad esempio è nato il mais rosso, no? Qual era il dio che ha mosso questa cosa, poi appunto parliamo anche di dei, sono tanti dei, no? Tipo perché una montagna è in quel posto e non in quell'altro posto, perché un popolo vive lì, no? Tutti i motivi. Motivazioni leggendarie, esatto, fantastiche e di ad esempio dei che muovono eventi naturali, no? È questa cosa ricorrente. Nelle storie popolari invece è abbastanza comune il fatto che facciano ridere, che questo penso che appartenga anche alla nostra cultura, no? Tipo il gatto, esatto, come sì. Fondo le une le altre. Esatto. E invece nei racconti di lotta molto spesso viene fuori il 1° gennaio del 1994, come se lo sono vissuti loro, dove erano in quel momento, erano comunque piccoli allora. E altre storie appunto di invasioni da parte di militari, che sono abbastanza comuni, e un'altra che secondo me è molto significativa è un racconto di una ragazza che parla appunto donna, no? Dal punto di vista femminile, e dell'importanza che può avere per una donna seguire l'istruzione, e questo secondo me è molto bello, un racconto in particolare perché appunto un altro dei principi è che la scuola non faccia distinzione di sesso, cosa che ad esempio la scuola messicana con gli indigeni, quella del governo federale, faceva in particolare. Certo, la lingua tsotsil, che caratteristiche ha? Cioè, diciamo, dove viene parlata e ha già una tradizione scritta? Com'è? Sì. Un po' questa lingua che penso sia sconosciuta a molti. Sì. La lingua tsotsil si parla appunto in questa regione, nello Los Altos del Chiapas, e è la lingua madre, no? Perché lo spagnolo è la lingua, diciamo così, appunto, che è stata imposta, la lingua di conquista. Lo tsotsil è una lingua che è stata fino a pochissimo tempo fa orale, una lingua assolutamente orale. Infatti questi racconti sono orali, noi li abbiamo messi per iscritto, ma quello che abbiamo cercato di fare nella traduzione è mantenere l'oralità del racconto. E in questa scuola, in particolare, che è la scuola secondaria autonoma zapatista Primero de Enero, che si trova a Oventic, che è l'unica scuola per adesso secondaria del sistema autonomo zapatista, qua si stanno gettando le basi per la scrittura dello tsotsil, anche il fatto appunto che si scriva, quindi diciamo che è ancora in fase di evoluzione, no, la scrittura. Anche in fase di codifica, immagino. Di codifica, esatto, esatto, e infatti è stato un lavoro, diciamo così, questo per loro molto impegnativo, scrivere i racconti in tsotsil. È stato un aiuto anche dei promotores, che sono appunto quelli che noi possiamo definire maestri, che hanno aiutato parecchio gli alunni in questo lavoro, perché non è stato appunto un compito facile. Certo. Perché nascono in tsotsil, poi per lo scritto passano attraverso lo spagnolo, e il fatto di ritornare nella lingua scritta in tsotsil è una cosa molto, direi anche per loro significativa. Quando hanno visto le stampe degli scritti in tsotsil ne erano veramente orgogliosi, anche della loro cultura. Quanto tempo avete impiegato per la raccolta del materiale? Allora, la raccolta del materiale, il progetto è stato molto lungo perché è iniziato nel 2002, quindi insomma siamo, diciamo sì che è stato lungo. La raccolta del materiale è durata 2 mesi, è stato marzo-aprile del 2002. E quanti bambini hanno contribuito alla scrittura dei racconti, indipendentemente da quelli che sono poi stati selezionati naturalmente, come dicevi prima, per confluire nella raccolta? Quanti bambini hanno scritto racconti in totale? Giusto per avere anche un'idea delle dimensioni di questa scuola e della... Sì, allora in totale è che sono molti di più rispetto ai racconti che ci sono, nel senso che qua i racconti sono 44, no? Però molti sono fatti da più di un alunno, perché anche questo era libero, no? Potevano partecipare e farli assieme i racconti. Quindi a 4 mani. Esatto, a 4 mani o a 5, anche se qualcuno poi non ha scritto il nome ma partecipava alla questione, perché più o meno in questa scuola ci sono, diciamo, 100 alunni, più o meno, un po' più di 100 alunni e di 20 promotores, appunto gli insegnanti, no? Perfetto, tu adesso porterai a loro la versione in lingua tsotsil del testo. Sì. Quindi partirai... Loro stanno aspettando, esatto, il volume. Sì. Con ansia lo stanno aspettando, perché appunto è stato un progetto lungo e questa era la realizzazione anche pratica che la cosa è stata realizzata, no? La consegna di questo libro, che appunto poi loro useranno come materiale didattico, quindi è una cosa molto importante. Perfetto, grazie mille Federica, buon lavoro. A te.